morte dei santi innocenti. Nella morte di questi bambini troviamo il segno di un male che si accanisce sui più deboli e sui più fragili. Nella figura di Erode troviamo i tanti Erode della nostra vita, del nostro mondo, e in questi bambini innocenti possiamo vedere il riflesso di un amore di Dio che sta con gli ultimi, coi più poveri. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Il viaggio di Giuseppe diventa più lungo di qualsiasi altra previsione. È costretto a scappare, a lasciarsi tutto alle spalle, a andare lontano. Gesù vivrà i primi anni della sua vita come un esule, un immigrato. Tutta la famiglia è costretta a scappare per poter sopravvivere. Erode vuole la morte di questo bambino. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Giuseppe non ha dubbi e nella notte compie questo viaggio. Non c'è tempo di pianificare o cercare alternative. Con il poco che hanno, iniziano una nuova vita in un paese straniero. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio, che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. La furia di Erode non sembra avere limiti. Ingannato dai magi, cerca vendetta su chi non può difendersi. Preso dalla rabbia, compie una strage. Dietro questo episodio possiamo guardare ogni atrocità compiuta sui più deboli. Il male non può permettere che qualcosa dell'amore possa sopravvivere. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Queste vittime innocenti sono chiamati martiri, non perché abbiano difeso la fede in qualche modo. È la loro stessa innocenza a renderli testimoni di qualcosa di molto più grande. Ogni bambino che viene ucciso per odio è testimone che non c'è crimine più grave. Sono tanti anche oggi vari Erode che per non perdere potere uccidono. Signore, ti prego per tutte le vittime innocenti dell'odio umano. Non permettere che l'indifferenza possa contagiare il mio cuore.